Maltagliati, acqua e farina. Versate la farina sul piano di lavoro e create una fontana con un buco al centro. Versate un po' dell'acqua a disposizione, ma non tutta. E cominciate a mescolare. Fate incorporare la farina con l'acqua. Aggiungete un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Questo renderà l'impasto più elastico. La proporzione tra acqua e farina è la stessa come per la pasta all'uovo. Infatti, se per 100 g di farina ci vuole un uovo che pesa circa 50-55 g, di acqua, sempre per 100 g di farina, ce ne vorrà 50 ml. È venuto il momento di impastare a mano. Ricordate che dovrete incorporare tutta la farina che c'è sul piano di lavoro. Alla fine otterrete una palla piuttosto soffice al tatto. Copritela e lasciatela riposare 30 minuti. Passati i 30 minuti, spolverate di farina il piano di lavoro e cominciate a stendere la pasta. Usate il mattarello o in alternativa una macchina tirasfoglie. Alla fine lo spessore deve essere sottile, ma non troppo. Usate la semola rimacinata di grano duro per infarinare la sfoglia. Questo servirà per non far attaccare la sfoglia che dovrete arrotolare. Cominciate a tagliare la sfoglia a triangoli, ma essendo mal tagliati potete fare come più vi piace. Srotolate il frutto del vostro lavoro. E lasciate asciugare aggiungendo altra semola.
Questa pasta sarà cotta non appena verrà a galla nell'acqua bollente, quindi in pochi istanti. Poi la potrete condire come volete. Se ti è stato utile, metti un like e iscriviti al canale.